Beh dai poracci, quando si parla di Suda 51 vi voglio sempre tutti belli pronti, anche se con lens. Questa volta era il caso di Ranko Tsukigime's Longest Day, altro gioco completamente fuori di testa riconosciuto per primo da Giovanni. E poi mi dispiace ma non si trattava di Nintendogs come avete scritto in molti, ma come ci fa sapere Francesco di Nintendrugs, descrizione perfetta delle follie targate Goichi Suda. Ma bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza giri di parole, in modo molto diretto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e a tema Nintendo Direct. Abbiamo infatti una data per la prossima presentazione Nintendo, anche se non si tratta esattamente di quello che ci aspettavamo, e in più dobbiamo anche commentare un potenziale leak che, nel caso si rivelasse vero, andrebbe completamente a ridimensionare uno degli annunci più importanti degli ultimi giorni. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di capirci qualcosa con le strategie di Nintendo e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, link li trovate in descrizione, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e siccome di Metroidvania non ce ne sono mai abbastanza, dovete assolutamente tenere d'occhio Bo, Path of the Teal Lotus, soprattutto ora che sono entrati nel team di sviluppo dei veri e propri veterani del settore. Il progetto è iniziato con una campagna Kickstarter di successo che si è chiusa circa un anno fa e Bo ha un'uscita prevista genericamente per il prossimo anno. Un po' mi mangio le mani nell'aver scoperto questo Metroidvania solo adesso, perché lo stile che sembra unire l'immaginario di Okami alle suggestioni visive di Hollow Knight è già da solo una carta vincente. Però ora sappiamo che al team si sono uniti tre nomi molto importanti che gli appassionati Nintendo e di Metroidvania di sicuro conosceranno. Si tratta infatti di Esteban Criado, Robert Maluney e Milton Guasti, tre dei nomi principali che hanno messo la firma dietro a uno dei progetti fan-made di Metroid più influenti di sempre, AM2R. In particolare Milton Guasti è quel Dr. M64 che non solo è stato il director di AM2R, ma ha lavorato anche come level designer su Ori and the Will of the Wisps, non proprio l'ultimo degli arrivati. Quindi io da adesso terrò gli occhi puntati su Bo e vi terrò aggiornati su futuri sviluppi di questo interessantissimo progetto. Passiamo all'angolino della poracciata e visto che si parlava di Metroidvania, vi ricordo che fino al 23 sarà possibile riscattare gratuitamente su Epic Game Store Supraland, gioco che viene indicato come una sorta di mix tra Portal e Metroid, ovviamente tutto in prima persona. Sono curiosissimo di provarlo. Se invece siete più nostalgici e orientati verso i cinematic platform, beh, su GOG c'è una vera e propria pietra miliare del genere da riscattare a gratis. Sto parlando di Flashback. Come? Non lo avete mai giocato? Beh, dai, allora rimediate subito, sapete cosa fare. Poracci, intanto prepariamoci a un bel botto, perché a quanto pare Skull and Bones sta finalmente per ricevere una data di uscita. Il gioco piratesco ad opera di Ubisoft è uno di quei progetti annunciati in pompa magna, dalle mille promesse che però non si sono mai concretizzate. Si parla di un titolo in sviluppo praticamente da 10 anni, annunciato ufficialmente nel 2017, con la promessa poi di vedere il gioco arrivare sugli scaffali nel 2018, ma ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti e tra leak e rumor su un'infinità di difficoltà incontrate durante lo sviluppo, ci sono tutti i presupposti per trovarci di fronte a una delle più grandi delusioni degli ultimi anni. Il gioco è stato appena valutato dal sistema di rating brasiliano per PS5, Xbox, PC e Stadia e a quanto pare si tratterà di un titolo principalmente multiplayer, quindi è probabile che ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita. Non so voi, ma non ho vibrazioni positive per Skull and Bones. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha finalmente annunciato la data del Direct di giugno. Ma, purtroppo le cose non sono andate come ci aspettavamo. Anzi, l'annuncio di oggi non fa che creare altra confusione.
Bene così. L'annuncio è arrivato come di consueto su Twitter e sì, questa settimana avremo un direct, ma non si tratterà di una presentazione a tutto tondo, quanto piuttosto di una breve stream dedicata esclusivamente a Xenoblade Chronicles 3. Mercoledì 22 alle 16 avremo 20 minuti di approfondimento sul terzo, anzi quarto, capitolo della saga di Monolith Soft, che uscirà tra pochissimo, poco più di un mese, il prossimo 29 luglio. Ora, perché Nintendo ha deciso di piazzare una presentazione del genere e non un direct vero e proprio? Bah, partendo dal presupposto che è impossibile e controproducente cercare di trovare una logica dietro alla distribuzione degli eventi targati Nintendo, secondo me questo focus su Xenoblade Chronicles 3 non mette a rischio l'ipotesi di un direct la prossima settimana, anzi, le due cose non vanno proprio messe in relazione. È apprezzabile innanzitutto la scelta di separare un approfondimento del genere dal direct. Questi inserti da 20 e passa minuti tendono ad affossare completamente il ritmo e chi non è interessato al titolo, beh, non può che considerarlo come tempo perso. In passato Nintendo ha accorpato titoli di forte richiamo come Smash all'interno dei suoi Direct e nonostante si trattasse di nomi che smuovono molto più interesse rispetto a uno Xenoblade, il feedback dell'utenza non è che fosse stato proprio entusiasta. Certo, avrebbe avuto molto più senso scegliere di annunciare questo Xeno Direct all'interno del Direct vero e proprio, ma a quel punto probabilmente Nintendo non ci sarebbe rientrata con i tempi. Ipotizzando un Direct la prossima settimana, il focus su Xenoblade sarebbe caduto già inizio luglio, a meno di un mese dall'uscita del titolo, un arco di tempo troppo compresso per preparare al meglio la campagna marketing di Xenoblade Chronicles 3. Quindi per me ha senso un mini direct del genere, ma va visto in relazione all'uscita del titolo e non in funzione di un ipotetico direct di giugno. Se si farà o non si farà, questo è praticamente impossibile da determinare, ma non credo che la presentazione di mercoledì cambi le carte in tavola. E voi poracci cosa ne pensate? E in questa puntata direct centrica, perfetta per ripartire al meglio con la settimana, bisogna passare in esame anche i rumor che vorrebbero la serie di Persona in arrivo su Switch. Ci possiamo veramente fidare di queste indiscrezioni? Purtroppo, poracci, secondo me non troppo. Sappiamo tutti infatti che in seguito alla bomba sganciata da Microsoft durante il suo showcase, la serie di Persona ha finalmente allargato i suoi confini e le tre versioni definitive di Persona 3, 4 e 5 arriveranno su un po' tutte le piattaforme. Ma non su Switch. Questo per ora rimane un grandissimo mistero. Perché Atlus non si è ancora decisa a portare Persona su Switch? Per molti Nintendo starebbe tenendo in serbo l'annuncio dell'arrivo della serie su console ibrida per il suo Direct. Per altri però l'ipotesi è che Microsoft sia riuscita a strappare questo accordo ad Atlus con un'offerta monetaria che magari taglia Nintendo completamente fuori dai giochi. Ora sul sito del rivenditore World of Games il database ha accolto anche l'edizione Switch di Persona 5 Royal, la cui uscita è prevista proprio per il 21 ottobre, lo stesso giorno in cui raggiungerà anche le altre piattaforme. Fate poco affidamento sulla copertina perché si tratta di un placeholder non ufficiale e in più devo ricordarvi che molto spesso i leak avvenuti tramite rivenditori si risolvono in un nulla di fatto. Rispetto a strade più sicure, come i database degli shop ufficiali, dei vari PlayStation Network, eShop, eccetera, eccetera, o la comparsa dei nomi sui sistemi di rating, schede prodotto del genere possono essere frutto di errori di vario tipo, tra cui ci metto anche la volontà di far parlare del proprio sito, generando il traffico dei più curiosi. Quindi, anche in questo caso, mi dispiace frenare il vostro entusiasmo, ma non credo si possa fare troppo affidamento su questo leak, ma allo stesso tempo non cambia il fatto che, a mio avviso, sia altamente probabile l'annuncio da parte di Nintendo dell'arrivo di Persona anche su Switch. Atlus a un certo punto dovrà fare pace col fatto che la base installata di Switch è a dir poco mostruosa, e in più si tratta di giochi perfetti per il gaming in portabilità. In fondo, due di questi tre titoli per anni sono rimasti esclusive di console portate. Su Switch sarebbero semplicemente perfetti. Voi poracci cosa ne pensate? Vedremo un direct la prossima settimana e all'interno sarà presente anche un annuncio a tema Persona? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento questa sera per una live dove giocheremo insieme a Mario Strikers e a Shredder's Revenge, oppure a domani ovviamente con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando fate bravi, riposatevi, ma soprattutto
nerdate duro. Io sono il Poro Persona, Michele Chronicles, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cringe, cri, 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 cri.